Per me il peggio deve venire. Perché dice questo? Perché anche gli altri paesi chiudono completamente, la Francia, Germania. Lei quali precauzioni sta prendendo? Le mani, la mascherina, quelle normali che la maggior parte non fanno. Ma sta più isolato? Frequenta meno locali pubblici? Locali pubblici pochi. In ogni modo, se c'è da prenderlo, lo prende, anche essere isolato. Sì, si prende questo Covid, però si è asintomatici, quindi alla fine, cioè sì, bisogna fare attenzione, secondo me, soprattutto con le persone che sono un po' anzianotte, che hanno però delle patologie forti, sennò altrimenti io non vedo questo pericolo. Però in Spagna, in Francia e in Inghilterra stanno ricominciando a chiudere. Ma in Francia, in Spagna e in Inghilterra, perché loro non hanno fatto come noi italiani. Cioè noi in Italia siamo stati molto più bravi rispetto a loro. Io penso che questo virus sia tanto imprevedibile da non poter trarre le sorti, le conclusioni, non poter prevedere. L'unica cosa che possiamo fare è impegnarci al massimo per prevenire. Lei che precauzioni sta prendendo in particolare? Cerco di usare sempre la mascherina, stare a distanza dove si formano assembramenti. Chiudere è facile, chiudi e poi? Ha visto qua quanti affittasi, vendisi, cioè. Qui è una via che lavorava tantissimo, affittasi. Lei non vede un rischio per la salute così forte? La salute c'è, il rischio c'è sempre, le pestilenze ci sono sempre state. Fermare ancora tutto è un problema grosso, io questa situazione la vivo come tanti con paura, perché comunque è una realtà che purtroppo bisogna affrontare. Purtroppo se ci sarà un altro blocco da un punto di vista economico è un problema. Senta, lei ha modificato alcune sue abitudini sociali? Hai voglia, pochi ristoranti, niente cinema. Meno uscite di quelle che si facevano prima e meno frequentazione, diciamo una vita molto più di lavoro, casa. E poi sentendo anche quello che succede nelle altre nazioni, il rischio effettivamente c'è. Se tutti gli altri stanno chiudendo e sono preoccupati, non è solo un allarmismo. Potrebbero bloccare anche in Italia? Secondo me lo bloccano. Anche a San Matteo di Pavia sono molto preoccupati di tutto questo. E sono stato proprio ieri. Mi hanno fatto i tamponi e sono molto ma molto preoccupati. Ci siamo lasciati andare un po', devo dire la verità, infatti all'inizio io prendevo la metropolitana con una certa leggerezza, adesso anticipo tutte le mattine per trovare meno gente possibile, perché ormai la gente forse è anche stanca, non lo so. Lei l'esperienza del virus l'ha fatta? Sì. No, l'ho saputo dopo, perché all'inizio pensavo fosse invece dolori fortissimi che non auguro a nessuno. Lei ha modificato alcune sue abitudini per prudenza? Beh, al tram sto attento dove mi siedo, per il resto faccio la vita che facevo prima. Penso che il blocco non lo faranno, perché se mettono un blocco ancora qui andiamo tutti a gambe all'aria, già siamo con le palle a terra, in più secondo me non lo fanno. Cioè non se lo possono permettere. Per una questione economica? Assolutamente. Metterei comunque prima la salute e poi tutto il resto comunque. Ecco. Già mi sembra che, come dire, per tenere conto dell'economia si siano fatti degli errori quando c'è stato poi il lockdown, per esempio la non chiusura delle zone di Nembro, insomma, e zone limitrofe per problemi legati appunto al blocco economico, e poi però si sono visti i risultati. Cioè, dipende da noi persone se vogliamo stare bene. Io esco dappertutto, però sto attenta. Se vedo 5 persone mi sposto, se vedo che c'è un gruppo di gente senza mascherina vado da un'altra parte. Perché comunque siamo spaventati un po' tutti. Io mi trovo in cassa integrazione, mia moglie è lo stesso. Se ci lasciano a casa si blocca tutto, non bisogna bloccare, bisogna prendere le precauzioni, ma un altro blocco secondo me è letale. Lei che precauzioni prende? Io cerco di stare alla minima, alla sociale, un metro dalle persone, nei luoghi chiusi la mascherina, poi me ne sto a casa.